È molto familiare per i telespettatori del TG1 e dei TG regionali dell'Emilia-Romagna, è un collega e un amico, ma questa intervista non c'entra né con la televisione né con l'amicizia. Luca Ponzi ha appena pubblicato un libro del quale ci interessa parlare anche per capire come sei arrivato a farlo, anche perché il titolo Mostri normali credo che già dica molto, Luca. Sì, il titolo l'ho inventato dopo aver scritto tutte queste storie. È una raccolta di cold case, cioè di delitti irrisolti, per una collana della Mursia che si chiama Gialli Italiani Irrisolti, che dirige un collega e amico di entrambi, che è Gabriele Moroni, e parla appunto a livello regionale. Ogni regione, un giornalista, descrive alcuni casi che gli sembravano sintomatici. Il titolo Mostri normali, ed è quello che è piaciuto. Io arrivo adesso da Mursia, dove ho ritirato la prima copia del libro, che ho dedicato a te, è proprio per far emergere che in questa terra, che non è terra di mafia, non è terra di grande criminalità organizzata, anche se adesso i segnali ci sono, eccetera, ma comunque l'assassino è spesso la persona alla porta accanto, uno di noi, è uno di noi. Forse questo spiega perché, pur in una produzione sterminata di libri, il filone legato in qualche modo a questi gialli funziona ancora così come le trasmissioni in TV. Ti chiedo, è forse la paura di scoprire una normalità che in qualche modo è anche dentro di noi? Guarda, nella prefazione io uso praticamente le parole che hai usato tu, e si vede che abbiamo un retroterra culturale abbastanza comune. Non so chi dei due si deve preoccupare. Forse entrambi, io ricordo che ho cominciato a fare televisione alle tue dipendenze. Sì, c'è una, secondo me, una crosta che trattiene la violenza che è insita in ognuno di noi, che è insita nell'uomo. E questa crosta è diversa a seconda delle culture, delle storie, delle formazioni delle persone, dei convincimenti delle persone. È chiaro che nella nostra terra io ho sottolineato molto questa territorialità di questo tipo di omicidi, perché è un modo di morire che appartiene in qualche modo solo a noi. Poi è chiaro, al sud si muore per criminalità, per gelosia. A Milano si muore spesso per il traffico, per comunque problemi legati ai grandi traffici di droga e di denaro. A Roma si muore per il potere. Qui si muore perché. E qui allora arriviamo proprio ai due, se non sbaglio, casi di Parma che tu tratti, nel senso che dopo aver seguito vicende tragicamente chiare come l'omicidio di Tommy, la vicenda della frode legata al grande crack, qui ti interessa invece proprio di due omicidi legati alla nostra bassa, entrambi. Sì, uno è avvenuto a Fidenza e entrambi li ho seguiti come cronista della Gazzetta, perché ho ancora qui in Gazzetta. E quello che, diciamo, l'insoluto da manuale è il delitto a Carini di Fidenza, questa donna anziana che viene trovata con la testa sfondata in casa, con la porta chiusa a chiave, quindi l'assassino si è portato le chiavi, il mazzo di riserva. Ancora oggi è un delitto che non ha risposte. Ci sono delle idee. Ci sono delle idee da parte degli investigatori, e ci sono delle idee che ognuno si fa leggendo quello che io ho trascritto, attingendo anche dai racconti nostri che facemmo all'epoca, ma anche dagli atti giudiziari. Uno si fa un'idea del perché, però poi non c'è un assassino conclamato, nessuno è riuscito a provare una colpevolezza. L'altro caso parmigiano-parmense è di i resti di quest'uomo trovati in un cassonetto dei rifiuti a San Nazaro di Sissa, no, a San Nazaro di Sissa, credo. Comunque vicino al depuratore di Sisso di Tre Casali. Ed è sintomatico, l'ho scelto perché è una cosa che invece in qualche modo stona nel nostro panorama, perché c'è stato un procedimento di distruzione del cadavere molto raffinato. Questo cassonetto è stato trasformato in una sorta di fondo, un crematorio artigianale, è molto raffinato, ma anche lì c'è una spiegazione che, guarda caso, ha a che fare con la terra, cioè con i prodotti della terra. Poi non vado avanti perché voglio che compriate il libro, ma ha a che fare proprio con la nostra terra. Significa anche amaramente, e credo che naturalmente si estenda anche agli altri casi, che esiste in qualche modo il delitto perfetto anche nell'era dei RIS e di tutte le diavolerie scientifiche. Guarda, purtroppo esiste anche l'indagine imperfetta. Molti delitti. In molti di questi casi, sono 11 casi, uno tra l'altro è stato risolto mentre io scrivevo, e quindi ne cito poi anche la conclusione. Gli assassini hanno goduto dei vantaggi dovuti a indagini fatte male, a preconcetti,
a un modo di ragionare che non dovrebbe appartenere né a noi né agli investigatori, che è quello di partire da una, così, da un concetto e poi cercare di dimostrarlo, da un convincimento e poi cercare di dimostrarlo, mentre invece l'indagine perfetta è quella che tiene aperte tutte le opzioni, senza dimenticare un assioma che mi ha insegnato una volta un vecchio, ora generale, un vecchio colonnello dei carabinieri, che è quello che di solito in polizia giudiziaria la via diretta più immediata, l'intuizione più semplice è quella che porta alla verità, poi si tratta però di saperla dimostrare. Quindi in questi casi, poi in alcuni di questi casi, leggendolo, uno arriva alla sua soluzione, una soluzione che però processualmente non è mai stata dimostrata.